Ciao Gentaglia, sono Shoot Hate You e questo è Breaking Italy, lo show che viene onda da lunedì al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. Prima di lanciarci sulle notizie di oggi, però, un importante update su una notizia di ieri, l'ultima che ho trattato, e che si riferiva a un rapporto dell'Unione Europea che apparentemente considerava l'IMU iniqua. Ma in una nota diffusa ieri sera sul tardi, il portavoce dell'Unione Europea ha specificato che il rapporto si riferiva alla situazione del 2006, quindi a generare povertà non era l'IMU, la nuova imposta, ma l'ICI, la vecchia imposta sulla casa, e che comunque, per quanto iniqua, aveva comunque un impatto molto inferiore rispetto ad altre imposte simili su altri paesi, come ad esempio l'imposta sulla proprietà in Inghilterra. Nella nota comunque si fa anche sapere che il sistema di progressività in questa nuova tassa, l'IMU, è comunque considerato troppo poco progressivo, appunto. Quindi non cambia quasi niente a quello che ho detto ieri, ma mi sembrava giusto aggiornarvi. E adesso una notizia che arriva dal Giappone. L'ho trovata su Kotaku East, che si occupa di notizie tecnologiche slash nerd che arrivano dal continente asiatico. E in questo caso parliamo di un padre che, stanco di vedere il figlio continuativamente tutti i giorni davanti a un videogioco invece di cercare lavoro, decide di assumere dei killer per ucciderlo in gioco. Non so in che modo ci sia riuscito, ma ha trovato praticamente dei giocatori molto bravi, magari dei giocatori professionisti, perché ormai esistono questo tipo di cose, o comunque hardcore, e gli ha detto: ragazzi, vi pago se in gioco continuate ad uccidere mio figlio ancora e ancora. E ipotizzo che il piano fosse caricare il figlio di così tanta frustrazione da farlo smettere di giocare. Però le cose non sono andate così. Il giovane a un certo punto ha detto: ma perché continuate a uccidermi? E la risposta è stata: ce lo ha detto tuo padre. Quindi questo ci mostra che gli MMO, come Guild Wars e World of Warcraft, vengono prodotti nelle fucine di Satana. E possiamo andare avanti con la prossima notizia, che arriva invece dalla gigantesca città di San Paolo, o São Paulo, in Brasile. Come sapete, il Brasile quest'anno ospiterà la Confederation Cup e nel 2014 ospiterà addirittura i mondiali di calcio. Quindi il paese si sta preparando all'arrivo di tantissime persone da tutto il mondo che avranno bisogno di un sacco di servizi. Indovinate di che servizi stiamo parlando adesso? No, no, no. Sì, e adesso come vi racconterò questa notizia, all'inizio, come è successo a me, vi verrà sicuramente da pensare, è allucinante, però poi io sono riuscito a metterla in prospettiva e vorrei che mi diceste cosa ne pensate voi nei commenti. La signora Cida Vieira è una personalità importante in Brasile, perché è la presidentessa dell'Associazione delle Prostitute in Brasile. Perché le prostitute in Brasile apparentemente non svolgono un lavoro illegale, anzi la prostituzione è legalizzata e le prostitute si uniscono in associazioni come dei sindacati. E la notizia è che la presidentessa ha lanciato una campagna per insegnare alle prostitute affiliate, in vista dell'arrivo appunto dei turisti, l'inglese. E questa signora è la mia persona preferita di oggi, perché si è detta sicura che nelle lezioni che lei stessa sta cercando di organizzare, di mettere su, gli insegnanti non avranno problemi a non richiedere un pagamento in denaro, perché le ragazze sapranno ben ricompensarli. Gentlemen, e alcuni di voi si chiederanno: ma perché solo in inglese? Non solo in inglese, la maggior parte dei corsi sarà in inglese, ma la donna e i suoi collaboratori stanno pensando di organizzare anche dei corsi di francese e dei corsi di italiano. Quindi, se avete intenzione di andare in Brasile a spendere un po' di soldi, non avete problemi a contrattare, perché le signore saranno in grado di parlarvi in italiano se voi non doveste conoscere l'inglese. E prima di passare alla prossima notizia di oggi, la regina di oggi, carinissima, è Lilly, ci manda questa foto, si è disegnata il mio logo sul corpo. Come non apprezzare una cosa del genere? A quanto ho capito, Lilly è una modella e oggi ha deciso di esserlo per la gentaglia, quindi grazie mille Lilly, sei la nostra regina per oggi. E l'ultima cosa della quale volevo parlarvi oggi è un rapporto compilato dalla britannica Institution of Mechanical Engineers, che ci fa sapere delle cose tristi, tendenzialmente tristi. Secondo questo studio, la metà di tutto il cibo prodotto nel mondo, circa la metà, il 50% di tutto il cibo prodotto globalmente, non viene consumato e viene buttato. Questo fattore vale sia per i paesi altamente sviluppati che per i paesi in via di sviluppo, ma per due ragioni differenti. Mentre nei paesi in via di sviluppo il problema è principalmente legato alle tecniche agricole rozze, che quindi non permettono di produrre così tanto e così bene, nel nostro mondo, nel nostro microcosmo industrializzato, i fattori sarebbero differenti. Come ad esempio le date di scadenza indicate sulle confezioni, che sarebbero troppo ravvicinate e che quindi porterebbero a un prematuro buttare via tutto, e a dei fattori più prevalentemente legati al mercato. La cosa più triste, però, è che non solo il cibo che noi singolarmente compriamo viene buttato, ma tra il 30 e il 50% degli alimenti non arriva nemmeno nelle case della gente. Il 50% di questo cibo viene buttato ancora prima di finire sul mercato, dato che, ad esempio, il 30% delle verdure coltivate non verranno mai raccolte. Un sacco di campi lasciano poi la roba
roba a marcire perché non hanno mercato. Chi vive in regioni prevalentemente agricole sa che questa cosa è una realtà. Alle volte il contadino coltiva i carciofi, poi si rende conto che effettivamente raccogliere i carciofi e venderli lo farebbe andare in perdita, quindi non affronta nemmeno il costo di raccogliere tutti i carciofi, semplicemente li lascia lì per rientrare nelle spese, e questo è tutto cibo buttato, tanto più che per far crescere quei carciofi sarà servita un sacco di acqua e quell'acqua è andata sprecata. E non è un po' d'acqua, parliamo di centinaia di miliardi di metri cubi di acqua. E questo senza neanche entrare nel mercato della carne, perché nel mercato della carne poi arrivano un sacco di implicazioni etiche, ovvero un sacco di animali che muoiono per diventare cibo, ma non diventano cibo, diventano spazzatura. E quella stessa spazzatura ha bisogno di ancora più acqua per essere allevata. Molta, moltissima di più di quanta ne serva per irrigare un campo, dalle 20 alle 50 volte in più. Questo rapporto è tristissimo, sarebbe meno triste se tutti noi esseri umani non avessimo problemi di cibo, ma sappiamo benissimo che la popolazione mondiale è in aumento e sempre più persone come me e come te non hanno cibo, non hanno niente da mangiare, e nel frattempo il mondo butta una quantità vertiginosa di roba da mangiare per questioni economiche o semplicemente perché non siamo efficienti nel gestire questo tipo di produzione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi, gentaglia. Grazie per aver guardato, vi avverto, stasera guarderò Servizio Pubblico perché ci sarà Silvio Berlusconi come invitato speciale, come guest star, e non vedo l'ora, quindi twitterò come un pazzo, e quindi se non volete essere annoiati chiudete Twitter e Facebook, perché io credo che invaderò il social network di commenti. Non vedo l'ora di vedere questa cosa, perché Silvio Berlusconi sta andando dappertutto nelle televisioni, ma difficilmente sta trovando qualcuno che riesca a tenergli testa. È molto prevaricatore, secondo me, nel modo di fare. E a parte Lily Gruber, che io adoro, cioè rinnovo la mia richiesta di mangiare fuori. Tin, tin. A parte Lily Gruber, che è una signora e quindi gli ha tenuto testa a modo suo, in modo molto signorile, non vedo l'ora di vederlo davanti a Santoro e davanti a Travaglio. E vi prego, non andateci piano, nel senso, non è che siccome è Berlusconi ci dovete andare piano, io mi aspetto qualche cosa come un bucacche politico, quindi mi raccomando. Questo è uno show per famiglia, comunque, non dimentichiamocelo mai, e grazie quindi ai ragazzi di Fanpage che lo sponsorizzano. Mettete un mi piace per loro, non mettetelo per me, mettetelo per loro stavolta. Mi piacciamoci tutti quanti, sarebbe un mondo migliore questo. Sto parlando da molto tempo, io sono Shota Hatesu, questa era Breaking Italy, ci vediamo domani alle 18.